fallo di mettere quella... tanto Vasse! È un gol straordinario. Che gol! Amici di Sport a Chilometro Zero, con le immagini di Marco Barbaglia andiamo a rivedere quanto è successo fra Siena Lunghese e l'Astrigiana, gara valida per l'ottava giornata del campionato di eccellenza. Ed è un Eurogol di Andrea Chiasserina a regalare il settimo successo ai rossoblù, che continuano a guardare tutti dall'alto verso il basso e dominare il campionato. Il gol arriva all'85esimo minuto di gioco grazie all'invenzione del centrocampista rossoblù, che batte di prima intenzione e spedisce il pallone a inzaccarsi sotto la traversa. Buono l'approccio alla partita dei ragazzi di Sani, che già in apertura fanno correre un brivido ad Eletti con Cappelli, che da sottomisura non trova l'angolazione giusta. Insiste la Siena Lunghese, che guadagna una certa supremazia territoriale e comincia a creare qualche pericolo dalle parti di Eletti con la retroguardia di mister Sarti, che chiude gli spazi e gioca con attenzione. Con il passare dei minuti sono gli ospiti a cominciare a prendere coraggio e farsi pericolosi nel contropiede. Bianchi da sottomisura spara alto e Marini è costretto a uscire poco dopo sui piedi dello stesso Bianchi. Il rimpallo favorisce l'inserimento di Vanni, che arriva a rimorchio, però la sua conclusione è respinta da un difensore rossoblù. La ripresa si apre con l'espulsione di Sani dopo aver commesso un fallo su Vasser. Intanto non cambia la fisionomia della gara. Con la Siena Lunghese in avanti, Lucatti impegna Eletti, che si distende e devia in angolo. All'85esimo, come abbiamo detto in apertura, il gol di Andrea Chiasserini a seguito di un'azione prolungata della Siena Lunghese, con la palla che giunge a Vasser, che vede arrivare Chiasserini e lo serve all'indietro. Il centrocampista ha la bella intuizione di spedire il pallone e inzaccarsi sotto la traversa e mettere a segno in questo modo il gol del successo. La reazione della Lastrigiana è immediata e sfiora la rete, brivido per Marini. E l'ultima emozione, il risultato non cambia e la Siena Lunghese targata Roberto Fani può festeggiare. Adesso solo due giorni a disposizione per preparare al meglio la gara di sesto, dove i rossoblù saranno impegnati nel turno infrasettimanale della nona giornata e con inizio alle ore 14:30.